Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Dell'accento, della esatto. Speaking. Hi, dear Prime Minister. Nice to hear you. Nice to meet you. So, thank you for your time. And how are you? I'm good. I'm good now. I heard many bad news. Cioè io. Tipico accento del Chad. Io non ce io non riesco a credere. Tu continui a fare una telefonata così, cioè, non lo so. Comunque, noi abbiamo una esperta, mediatrice culturale. Come riconoscere un leader americano. Dina Sanz, che è stata qua da noi poche settimane fa, rapper, tiktoker, e lei fa diversi video proprio per cercare di agevolare certe situazioni dove si incontrano varie culture e situazioni aventi a che fare soprattutto con l'Africa. E le ho chiesto, senti per favore, ci puoi aiutare? Dovesse ricapitare. Come riconoscere un leader africano in 3 steps? Questo video lo sto facendo perché tutti ci potremmo trovare in una situazione che magari una persona un giorno viene vicino e vi dice wow, io sono un leader africano, how do you know that's true? Like, come fate a sapere? Come lo sgamate? Come facete a sapere se sta persona vi sta pariando un gol oppure no? I'll tell you, Big Lina is here to save you today. Questo video non è shade, is all love, because I'm a good person. Comunque, step numero 1. Chiedete di dove sono, why you? Why you ve l'ho detto pure l'altra volta, questa è ripetizione, l'Africa è un continente, ci stanno 54 paesi, dal Marocco allo Zimbabwe, ne passa di strada e ne passano pure di paesi. Se una persona vi dice, wow, io vengo dall'Africa, sono un leader africano, ma ci volete chiedere? Sì, ma di dove? Secondo step, un leader africano non vi ringrazierà mai e poi mai per il suo tempo, ma mai e poi mai. Non posso parlare per tutti quanti i leader di tutti i paesi africani, but Nigeria che ringrazia qualcuno per il suo tempo. African Giants, you are mad. Terzo step per riconoscere un leader africano è l'educazione, because al contrario di quello che si dice, i leader africani, they are well behaved, they have manners. Quindi prima di iniziare qualsiasi discussione vi chiederanno innanzitutto come sta tutto l'albero genealogico, sulla roba che è passata mezz'ora e vi hanno chiesto come sta mamma, come sta papà, come sta zio, come sta nonno, trisavola. Solo dopo puoi iniziare qualsiasi tipo di discussione. E niente, voglio, spero che questo video vi sia stato utile, perché ci sono capitato pure io, onestamente, quindi sto parlando per esperienza. Sapete quanta volte il presidente della Tanzania mi ha mandato un'email dicendomi che voleva lasciare 2 milioni? Però andava cercando il mio codice fiscale. Girl, please. Anyway, bye. Applausi a Lina Simons.